benvenuti a questa seconda videoregistrazione dedicata al come si manifesta il disturbo ossessivo compulsivo. In una registrazione precedente abbiamo parlato dei controllori, dei pazienti checkers, abbiamo visto come si manifestano, da che cosa sono ossessionati e come cercano di risolvere il problema posto dalle loro ossessioni e in particolare quali sono le compulsioni che li affliggono. In questa videoregistrazione invece affronteremo un secondo sottotipo molto frequente di disturbo ossessivo, che sono i cosiddetti pazienti washer o lavatori. Questi pazienti sono ossessionati, basicamente sono ossessionati dall'idea di essere contaminati e per questo ricorrono appunto classicamente a delle compulsioni di lavaggio. Ma fermiamoci sul primo punto che ho accennato. Cosa vuol dire ossessionati dalla contaminazione? Che a ben vedere in realtà la contaminazione è un problema per diverse ragioni. Infatti ci sono alcuni pazienti che sono ossessionati dalla contaminazione perché temono di contagiarsi delle malattie. Quindi la preoccupazione che sta dietro la contaminazione è quella di avere una malattia o passare, o causare la malattia a qualcun altro. Ma la contaminazione che tormenta i pazienti ossessivi a volte non ha nulla a che fare con la salute, ma è caratterizzata semplicemente dallo sporco, cioè quello che loro temono è la contaminazione da parte di sostanze che sono anche innocue per la salute, ma sono disgustose, suscitano schifo. E, per esempio, alcuni pazienti ossessivi possono essere ossessionati dalla contaminazione da parte di sostanze grasse, dell'unto, dell'olio. Un terzo tipo di contaminazione che tormenta i pazienti ossessivi è la cosiddetta contaminazione morale, cioè quello che loro temono è di essere contaminati non tanto da una sostanza fisica, ma soprattutto dal male morale, cioè avere un contatto con persone moralmente degradate, persone che hanno una scarsa stima, o anzi addirittura una disistima dal punto di vista morale, sono persone che loro temono di contattare, di toccare. Perché? Perché temono di poter essere contaminati dal loro basso livello morale, di essere degradati moralmente. Un quarto tipo di contaminazione che temono i pazienti ossessivi è la contaminazione da parte della sfortuna. Anche in questo caso non necessariamente il contaminante è qualcosa di fisico, ma ciò che viene passato attraverso un tocco è la sfortuna. Per esempio, una mia paziente era ossessionata dalla possibilità di essere toccata o di toccare oggetti che non sono stati toccati da una persona con cui aveva contatti per ragioni di lavoro, che aveva avuto una serie di disgrazie, in particolare il figlio aveva avuto una grave malattia e lei temeva che se avesse toccato questo collega o se avesse toccato oggetti toccati dal collega, i suoi stessi figli avrebbero potuto avere una malattia simile a quella che aveva fatto soffrire il figlio del collega. Quindi quattro tipi di contaminazione: una contaminazione pericolosa per la salute, una contaminazione semplicemente disgustosa, una contaminazione da parte del male morale di altri, una contaminazione da parte della sfortuna di altri. Questi pazienti, per ovviare a questo tipo di disagio indotto da queste ossessioni di contaminazione, come abbiamo detto, ricorrono classicamente a delle compulsioni di lavaggio che consistono in lavaggi ritualizzati, ma soprattutto estremamente lunghi, prolungati e ripetitivi. Non ricorrono solo a questo, ma possono ricorrere anche a ricerca di rassicurazione. Per esempio, chiedono a un parente se effettivamente hanno toccato qualche cosa, se effettivamente si sono lavati a sufficienza. Possono ricorrere anche a delle illuminazioni, cioè cercano di ragionare sul fatto che il contatto contaminante in realtà non è avvenuto, e soprattutto ricorrono anche ad evitamenti, cioè per esempio cercano in tutti i modi di non toccare oggetti potenzialmente contaminati. Ma anche in questo caso vorrei raccontare un caso di una paziente. Anche in questo caso è la paziente, il nome è inventato, e chiameremo convenzionalmente Maria questa paziente, che era ossessionata dal timore di essere contaminata dal virus dell'AIDS.
La sequenza ossessiva, possiamo descriverla in questo modo, cioè supponiamo che Maria, come accadeva, girava per la strada, per esempio, perché doveva andare a lavorare e casualmente accadeva che strusciava qualcuno dei passanti. Ecco, il tocco con un'altra persona era l'occasione per cui nella sua mente intrudeva un'idea ossessiva, per l'appunto è molto angosciosa. E se mi fossi contagiata l'AIDS strusciando quel paziente, quel passante, questo dubbio angoscioso che lei viveva con grande sofferenza, con grande appunto angoscia, lei cercava di gestirlo in vari modi. Uno dei modi classici con cui cercava di gestirlo era il lavaggio. Se per esempio l'aveva strusciato il passante con la mano sinistra, appena poteva cominciava a lavarsi, si lavava saponando le mani più e più volte in maniera estremamente accurata e delle volte poteva anche ricorrere a un lavaggio di tutto il braccio o addirittura dove sentiva l'esigenza di fare una doccia. Tutti questi lavaggi duravano, potevano durare l'intera mezz'ora e in alcune circostanze sono durati addirittura delle ore intere o in alcune poche circostanze, per fortuna, anche delle mezze giornate dedicate ai lavaggi. Ma non era solo questo quello che lei faceva per cercare di proteggersi. Un'altra cosa ovvia che lei faceva è che quando girava, per esempio, per la strada, stava molto attenta a non toccare nessuno. Per esempio, evitava in tutti i modi di utilizzare bagni pubblici. Per esempio, evitava di utilizzare mezzi di trasporto pubblici, l'autobus, la metropolitana, per evitare di essere troppo a contatto con persone che non si sa mai avrebbero potuto essere pericolose. Ma caratteristicamente Maria ricorreva anche a un altro tentativo di soluzione che era il ragionamento, cioè ragionava sulla possibilità effettiva di essersi contaminata. Per esempio, se gli capitava, come abbiamo detto, di strusciare qualcuno e quindi accendeva nella sua testa l'idea, oddio, mi sono contagiata l'AIDS, cercava di ragionare su questa possibilità per dimostrarsi che non era assolutamente possibile, che era una sua esagerazione, una sua fantasia. Ed il ragionamento era più o meno era su questa falsariga. Si diceva, ma dai, è evidente che uno non può contagiarsi l'AIDS strusciando una persona per la strada. Oltretutto, che ne sai, quello, chi te l'ha detto che era un malato o una persona sieropositiva? Già, ma faceva dall'altra parte. Ma posso essere sicura che quella persona fosse sana? E se avesse fosse stata in realtà sieropositiva, come posso escludere questa possibilità? Sì, ma d'altra parte è anche vero che l'hai soltanto strusciato e non si contagia mica così l'AIDS. Sì, d'accordo, l'ho strusciato, ma poteva anche essere che lui avesse un taglietto sulla mano e che quindi c'era del sangue sulla sua mano. Sì, ma tu d'altra parte, voglio dire, il virus deve entrare dentro il tuo corpo e tu sulle mani non c'è, l'hai toccato con questa mano qui, ma non c'è niente non c'è nessun taglio, quindi come possono essere entrati nel tuo corpo? Sì, ma su quest'altra mano, vedi, effettivamente io qui ho una pelletta alzata. Magari prima c'era una soluzione di continuo nella pelle, magari i virus possono essere entrati da lì. Sì, d'accordo, ma tu guarda che l'hai toccato l'altro, quella persona l'hai toccato con la mano sinistra. Già, e come posso esserne sicura? E se l'avessi toccato con la mano destra adesso mi ricordo male? Sì, ma serve una carica batterica, virale importante, non è che basta un virus. Già, e io che ne so quanti potrebbero essere entrati di virus. Ecco, in altre parole, era un ragionamento che aveva l'intenzione di trovare la certezza di non aver corso alcun pericolo, e in realtà era un ragionamento che sistematicamente portava alla sua mente di nuovo il pericolo, che lei, appunto, la possibilità del contagio che lei temeva. Anche Maria, come Roberto nel primo caso, si rendeva conto dell'assurdità, della esagerazione delle sue preoccupazioni e si rendeva anche soprattutto conto dei guasti che questo suo problema comportava per la sua vita e per la vita anche dei suoi familiari che spesso erano costretti anche loro a degli estenuanti lavaggi, e
familiari che erano tormentati spesso dalle sue richieste di rassicurazione, e quindi la Maria si rendeva appunto conto di questi guasti, ma anche dei guasti alla sua vita, perché è chiaro che lavandosi in questo modo così esagerato, spesso lavandosi anche i capelli, è chiaro che aveva la pelle, i capelli rovinati dai lavaggi esagerati, e c'aveva anche la vita ridotta anche lei a poco a causa dei lievitamenti. Ecco, questa è una tipologia di pazienti appunto molto decisamente frequente, che sono caratterizzati tra l'altro da una spiccata sensibilità al disgusto, di cui parleremo anche in altre circostanze, in qualche altra videoregistrazione.